siamo qui con la vincitrice di un assegno di ricerca assegnato appunto dal SIEDAS per diritto d'autore, profili di inclusività, la dottoressa Cesarano. Congratulazioni. Grazie, sono tantissimo. Si vede, è una gioia grande, sì. Vero? Sì, sì, sì. Come arriva questo assegno di ricerca? Allora, questo assegno di ricerca arriva perché io mi sono avvicinata alla tematica del diritto d'autore, perché oltre ad essere giurista sono artista, quindi ho fatto un incontro fortunatissimo con Fabio Della Versana, che mi ha aperto il mondo del diritto dell'arte e dello spettacolo, e quindi ho combinato i vari campi della mia vita. E poi la tematica della disabilità è una tematica a cui mi sono avvicinata perché è una tematica molto cara al mio maestro, che è il professore Recinto, e quindi ho scoperto che dare spazio alle persone con disabilità nell'ambito del diritto d'autore significa porre delle eccezioni a questo diritto, quindi ci sono dei bilanciamenti che vanno messi in atto, che poi sono quelli che rispondono all'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, cioè c'è la tutela chiaramente dell'autore che è proprietario delle opere che ha creato, quindi io da artista questo lo capisco bene e è una cosa sacrosanta, però d'altro canto c'è anche l'accessibilità alla cultura, perché come essere umano mi rendo conto che chi sono è tanto dovuto all'accesso che ho avuto alla cultura, all'arte, quindi è fondamentale per una società che sia inclusiva e democratica che tutti possano accedere, quindi anche le persone con disabilità. Quanto tempo durerà la sua ricerca ancora? Allora, l'assegno è di 6 mesi, io lavoro a questo già da un anno più o meno, quindi in realtà è un tema che voglio approfondire semplicemente perché questo è un aspetto di un mondo enorme in cui ci sono tantissime personalità e tantissimi, e molto interdisciplinare, quindi non ci sono solo i giuristi, sono psicologi, antropologi, economisti, e quindi il punto secondo me è trovare una chiave che sia un linguaggio comune, perché noi parliamo una lingua, loro parlano un'altra, invece quello che io mi propongo di fare è abbastanza ambizioso, ma non so se riuscirò, molto interessante, è cercare una chiave, un linguaggio. Lei è anche socia del SIEDAS, che valore aggiunto ha apportato l'associazione SIEDAS per lei? È lunga, nel senso che SIEDAS, io pensavo di... ho sempre vissuto in un modo un po' spaccato, nel senso che mi sono laureata in giurisprudenza e faccio la pittrice artista, quindi pensavo che fossero due mondi separati che non potevano comunicare, e invece SIEDAS mi ha aperto un mondo, nel senso che mi ha fatto capire che il cerchio si può chiudere, perché alla fine il diritto e l'arte sono entrambe ricerca, quindi ti danno entrambe la possibilità di approfondire qualcosa che ti interessa e di andare nella direzione che vuoi. Quindi SIEDAS mi ha insegnato questo, soprattutto per me è stato uno spazio in cui poter essere poliedrica era un qualcosa da apprezzare, invece in altre situazioni l'ho visto come un limite, invece qui sono circondata da persone che sono artisti e giuristi, insomma sono tutti poliedrici, quindi mi sento adeguata. Grazie del punto di vista e congratulazioni ancora. Grazie. Davvero, grazie. Congratulazioni.